buona serata ai nostri telespettatori, consueto appuntamento con l'informazione locale di RTA. Anche il Comitato L'Aria del Borgo era stato invitato come portatore di interesse agli incontri con la Regione, l'amministrazione comunale di Borgo Val di Taro e il Comitato Tecnico Scientifico, incontri che si sono svolti lo scorso 29 marzo. Un invito che il Comitato però ha declinato spiegando attraverso una lettera inviata all'assessore regionale Paola Gazzolo le motivazioni. La ringraziamo dell'invito, ma la informiamo che non parteciperemo all'incontro a porte chiuse programmato per venerdì 29 marzo, poiché non ne condividiamo le modalità che, a differenza di quanto prospettato, non prevedono la partecipazione diretta dei cittadini di Borgo Taro, gli unici reali portatori di interesse in questa vicenda. Vi chiediamo, pertanto, di ripensare all'approccio, organizzando al più presto una pubblica assemblea dove presentare il lavoro del Comitato Tecnico Scientifico e dare la possibilità ai cittadini di avanzare osservazioni e domande. Sebbene il Comitato non abbia aderito al tavolo di garanzia per i motivi che le abbiamo esposto a suo tempo, abbiamo sempre rispettato il lavoro e in alcune occasioni spronato in modo propositivo ad intraprendere azioni mirate come l'implementazione del modulo di segnalazione online. La maggior parte delle richieste che vi abbiamo avanzato però sono state accolte solo a parole, ma nella sostanza non si sono mai concretizzate, a partire dalla promessa disattesa di una comunicazione puntuale dei vari step del lavoro del Comitato Tecnico. A parte l'assemblea pubblica del 21 settembre, infatti, non ci sono stati forniti altri aggiornamenti ed abbiamo dovuto apprendere della chiusura dei lavori dalla conferenza stampa di sabato scorso, dalla quale tra l'altro hanno preso le distanze ben 4 componenti del Comitato Tecnico Scientifico su 12. Altra richiesta disattesa è stata quella di un impegno da parte delle istituzioni, in particolare del sindaco di Borgo Taro Diego Rossi, di promuovere in modo adeguato il modulo di segnalazione. Disattesa anche la promessa di rendere pubblico il report mensile delle segnalazioni. Ad oggi non c'è ancora pervenuto quello del mese di gennaio. Di contro abbiamo ritenuto corretto anticiparvi l'osservazione del nostro consulente Paolo Bertoldi a proposito delle soglie di salute applicate ai valori rilevati dal CNR. Il Comitato ha invitato l'assessore Gazzolo insieme a tutto il CTS all'assemblea tenuta lo scorso 28 marzo insieme al Circolo Legambiente Alta Valtaro. Riteniamo che, prosegue la missiva, anziché attardarsi in presentazioni meramente discorsive di quanto elaborato dal CTS, sia auspicabile intavolare al più presto un confronto tra tecnici su questioni di merito, come il rilievo sulle soglie di salute o altre osservazioni che produrremo nelle prossime settimane. Intanto, esperti in campo industriale e sanitario esporranno le loro valutazioni sui risultati del lavoro svolto dal Comitato Tecnico Scientifico promosso dalla Regione Emilia Romagna e dei limiti di quest'ultimo per indagare la qualità dell'aria di Borgo Taro. L'appuntamento organizzato dal Comitato è per venerdì prossimo, 12 aprile alle ore 20:45 a Palazzo Tardiani, sede dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito alla Casa della Carità di Gaiano di Collecchio, dove intorno alle 13 di oggi si è sviluppato un incendio. Le fiamme pare siano partite dall'area cortilizia della struttura ed il fumo in breve si è espanso all'interno dei locali. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Parma e dei militi dell'assistenza pubblica di Collecchio, Croce Verde Fornovese e Croce Rossa di Medesano, gli ospiti, tra cui anche alcuni disabili, sono stati fatti evacuare e portati tutti in salvo. Voltiamo pagina, è convocato per le 20:45 di questa sera il Consiglio Comunale di Bedonia con un nutrito ordine del giorno che prevede bene 10 punti in discussione. Tra i più rilevanti il bilancio di previsione 2019, approvazione variante PSC 2018, approvazione Community Network dell'Emilia Romagna, elementi di pianificazione degli interventi di manutenzione, potenziamento ed estensione dell'impianto di distribuzione del gas naturale con approvazione del documento di guida comunale, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Ancora approvazione del regolamento di accesso all'area di pesca regolamentata di Piane di Carniglia per l'anno in corso, convenzione tra i comuni di Albareto e Bedonia per lo svolgimento della gara di appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2019-20 e 21, rinnovabile per una sola volta e per la stessa durata.
E ora andiamo in Valceno, dove il ponte sul torrente Ceno, in località Ponte Vetrioni, nel comune di Varsi, necessita di una messa in sicurezza. Abbiamo qui il consigliere provinciale Bertocchi Giovanni. Dunque, noi dobbiamo dirle una cosa, perché a noi ci è stato riferito che il ponte di Ponte Ceno, Ponte Vetrione, c'è un pilone che purtroppo è in pericolo. Lei è stato avvertito di questa cosa? Sì, beh, il pericolo, c'è stata una leggera flessione, siamo stati avvertiti, abbiamo già fatto dei sopralluoghi, sono stati installati dei sensori, però adesso presto verranno fatto un piccolo intervento di controllo di quella pila lì, verrà deviata l'acqua, il controllo della pila ed eventualmente mettere dei massi per rinforzare un po' questa pila, per vedere se il problema è quello e non è, però di pericoli gravi e imminenti non ce ne sono, però è sotto controllo, e sono già venuti i tecnici della provincia un paio di volte a fare dei sopralluoghi e a presto partirà questo intervento su questa pila in modo particolare. Insomma, perciò tranquillizziamo le persone. Problemi gravi non ce ne sono e problemi imminenti non ce ne sono, cioè la viabilità resta aperta, non ci saranno problemi, spero proprio così, però noi interverremo subito su questa pilone qui. Insomma. Certo, un'altra cosa, volevo chiederle, avete in programma qualche altro intervento in Valceno? Ma sì, adesso noi abbiamo fatto il piano delle pavimentazioni dove riguarderà tutta la provincia. Noi quest'anno avremo un importo da spendere sui tappeti stradali che vanno dai 4 ai 5 milioni di euro. In tutti i comuni noi interverremo, in modo particolare anche sulla strada provinciale 28, che è quella che ha più problemi di tutti, ma voglio ricordare che già l'anno scorso sono stati fatti interventi importanti e verranno fatti anche quest'anno. Insomma, adesso dirle quando, non so, perché devono partire i bandi, gli appalti, però nell'anno sicuramente queste migliorie verranno fatte. Insomma. Il perdurare del maltempo però sta creando qualche difficoltà proprio in questa zona, tanto che nel primo pomeriggio sulla provinciale 28 il ponte in questione è stato chiuso al transito per motivi di sicurezza. Per i veicoli sotto i 35 quintali diretti a Varsi provenienti da Varano si può utilizzare la viabilità alternativa con il ponte che dalla località Volta di Varano porta alla località Marena di Solignano, detta anche Ponte di Specchio, transitando dalla località Zibeli e sbucando sulla provinciale 112. 12 provinciale Perpessola e ritornando sulla provinciale 28 appena dopo il ponte. Per i veicoli oltre i 35 quintali gli unici percorsi possibili alternativi sono dal passo Pellizzone passando da Bore e dal passo Santa Donna da Borgo Val di Taro per giungere a Bardi e poi in Valceno. È convocata alle ore 9 di domenica 7 e alle ore 15 di lunedì 8 aprile in seconda convocazione l'Assemblea Generale dei Soci del Centro Timossi di Borgotaro in via Repubblica 1. Nel corso dell'Assemblea si terrà l'elezione del nuovo direttivo. L'ordine del giorno prevede la relazione del Presidente, l'esame del bilancio consuntivo 2018, quello preventivo 2019. Le votazioni dureranno sino alle ore 18 e tutti i soci sono invitati a partecipare. Il Parmigiano Reggiano vola letteralmente. Il consorzio ha approvato due giorni fa il bilancio consuntivo 2018, un anno decisamente da record. Nel corso dell'Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano è stato approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2018, un anno da record sotto tanti punti di vista, che ha visto crescere di pari passo produzione, ricavi e investimenti in comunicazione e marketing. All'Assemblea erano presenti 163 produttori che rappresentano il 49% del totale dei caseifici del Parmigiano Reggiano di tutte le province del comprensorio. Il bilancio 2018 evidenzia un incremento della produzione pari a 49.131 forme, 1,35% in più rispetto al 2017. Un record assoluto per il Parmigiano Reggiano che chiude l'anno con 3.699.695 forme prodotte contro i 3.650.562 dell'anno precedente. È aumentato anche l'export che ha superato quota 40%.
Il 2018 è stato un anno di consolidamento, ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, nel quale abbiamo gestito in modo positivo una rilevante crescita della produzione. Un banco di prova importante, poiché il prezzo medio alla produzione è tenuto e si è attestato intorno ai 10 euro al chilo. L'anno passato sarà ricordato anche per il rilancio degli investimenti in marketing e comunicazione, che hanno raggiunto la cifra record di 20,9 milioni di euro contro i 15,2 del 2017. Investimenti che rappresentano una delle leve fondamentali per sostenere l'incremento della produzione tramite lo sviluppo della domanda sia in Italia che all'estero. Arriverà a Borgo Taro il prossimo 12 aprile il grande evento dedicato alle auto d'epoca, la nona edizione di Terre di Canossa, con una novità perché per la prima volta la carovana farà tappa nel capoluogo valtarese nel pomeriggio. Sono 105 gli equipaggi presenti alla nona edizione di Terre di Canossa, l'International Classic Car Challenge, il grande evento dedicato alle auto d'epoca, dove è immancabile il passaggio a Borgo Taro per gustare un Amor in corsa. L'appuntamento è per venerdì 12 aprile. Il capoluogo valtarese sarà invaso dalla grande carovana delle Terre di Canossa, con la prova di regolarità che si terrà lungo Viale Bottego e la sosta per caffè e Amor in Via Nazionale. Per la prima volta il passaggio nel centro storico avverrà di pomeriggio. L'arrivo è previsto della prima auto alle 15:30. La gara si svolge su un percorso di circa 650 km e prevede ben 65 impegnative prove a cronometro e 6 prove di media con rilevamenti segreti. Terre di Canossa non è però solo gara, ma è soprattutto una combinazione vincente di auto bellissime e di gentleman drivers che arrivano da tutto il mondo per questa opportunità unica di vivere l'Italia in un modo speciale, unendo adrenalina della competizione con il piacere della buona cucina italiana e della scoperta dei territori attraversati dal percorso. Come dicevamo, 105 gli equipaggi al via, 16 le nazioni, 27 le case automobilistiche e 29 le scuderie rappresentate. Un'edizione internazionale con il 78% di equipaggi stranieri iscritti e il 40% di partecipanti donne. Siamo alla pagina sportiva Forma Futuro, che ha una sede anche a Fornovo e a Borgo Taro, segue ragazzi della Valtaro e della Valceno in varie forme ed attività, come ad esempio lo sport, il calcio. Adriano Guareschi, Mirko Pottami, Forma Futuro, di nuovo in primavera in campo con i ragazzi a giocare a calcio quest'anno. L'anno scorso abbiamo giocato a basket. Adriano, perché questa manifestazione all'aperto? Questa manifestazione all'aperto col mio gruppo di Forma Combat Team, naturalmente, abbiamo pensato con il direttore Pottami di portare ancora una volta lo sport contro il bullismo, perché ci vuole rispetto e noi lo insegniamo. Io sono tanti anni che sono qua che insegno tutte le discipline, ogni anno faremo una disciplina, oggi è il calcio, è vero direttore? Sì, io sono particolarmente appassionato di sport di squadra, credo che lo sport, soprattutto per i ragazzi, possa essere un fattore formativo di educazione e di socialità, per questo mi metto con loro con passione, condivido la giornata di oggi, mi piace anche il calcio e quindi quest'anno il calcio e vediamo chi vincerà. Direttore, non ha paura di qualche calcio? L'anno scorso a basket... Allora, ho capito che i ragazzi stanno puntando le mie caviglie, ma non l'avranno facile, quindi vediamo come va a finire. L'anno scorso un gruppo di filippini ha provato a uccidere tramite attacco coronarico. Ricordo che poi alla fine la squadra del direttore ha vinto, se riguardiamo i video su Facebook qualcosa ci ricordiamo. Anche perché da buon sportivo lui si allena, noi naturalmente col maestro Mazzini, il maestro Azzali, li alleniamo e insegniamo tutte le discipline, la Muay Thai e la box, perché sul ring come nel campo ci vuole rispetto e noi è questo che insegniamo. Rispetto a questi, con l'esperienza con questi ragazzi? Sì, questi ragazzi noi ce li abbiamo in palestra e insegniamo loro uno sport da combattimento, ma soprattutto insegniamo a comportarsi nella vita di tutti i giorni. Oggi abbiamo provato, grazie a Adriano, appunto, a portarli su un campo di calcio dove non c'è contatto, non c'è appunto non c'è un confronto diretto con un avversario singolo, ma c'è un gioco di squadra e si cerca di portare questi ragazzi appunto a fare squadra anche nella vita di tutti i giorni. Altro maestro, quale difficoltà abbiamo? Qual è la difficoltà più alta
quando si insegna a questi ragazzi? Un po' difficili, diciamocelo. Sono ragazzi un po' difficili, che vengono male da situazioni un po' disagiate, perciò cerchiamo di insegnarvi la correttezza e l'educazione. Voi invece siete due atleti, cosa, un consiglio da dare ai vostri amici più giovani? Io sono un allievo del maestro Mazzini ormai da 10 anni, devo dire che questo sport mi ha cambiato, mi ha aiutato molto nella mia vita quotidiana e quindi lo sport a combattimento in generale o di squadra aiuta molto anche più avanti a mettersi a posto. Tu sei d'accordo? Esattamente, ci vuole dedizione, è uno sport che ti fa stare bene e che ti tiene sulla retta via. Direttore, è pronto ad andare in campo? Proviamo allora, Adriano, siamo, entri siamo. In campo e vinca il migliore! Siamo alle previsioni del tempo per domani, venerdì 5 aprile, avremo nuvolosità variabile al mattino, più compatta sul settore centro-orientale, tendenza a schiarite anche ampie dal pomeriggio a partire da ovest. Temperatura in flessione più sensibile nei valori minimi che si attesteranno sui 2 gradi in Emilia, massime 16 gradi sempre in Emilia. Venti deboli o moderati da sud-ovest con tendenza a ruotare da sud-est nel corso della giornata. Vediamo insieme i programmi per questa sera. Alle 20.35 Driver TV, alle 21.15 protagonisti nello sport, intervista a Giuseppe Costella, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli del 1999. E anche per oggi è tutto con il telegiornale, grazie a voi per averci seguito, vi auguro una buona serata, a domani.